piace, perché piace a tutti e a me non piace. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video novità. Abbiamo delle cose veramente molto interessanti da provare quest'oggi. Vi faccio il breve trailer all'inizio di questi video. Abbiamo novità Mulac, correttori e una cipria davvero particolare. Poi abbiamo le due nuove Creamy Obsession di Huda Beauty. Sono molto gasata perché dovrebbero avere delle texture abbastanza particolari. Poi abbiamo questo Ecstasy Choco Lip and Face Balm di Neve Cosmetics, che dovrebbe essere un prodotto per il contouring, però insomma un all over face. Vediamo, sono parecchio curiosa. E poi dei prodotti di Tarte che non sono nuovissime, ma io non ho mai provato e promettono molto bene perché sono tipo andati stravirali. Quindi direi di iniziare subito. Parto dalla skincare quest'oggi, perché questa parte di video è gentilmente in collaborazione con Freshly. Vi faccio vedere due prodotti che io uso spessissimo prima di truccarmi, perché mi danno la giusta base e che mi assicura anche un'idratazione lungo tutta la giornata. È composta da due step. Il primo è il Collagen Flash Bomb. Questo qua è letteralmente una bomba di collagene, tra l'altro vegano. Io lo amo perché mi rimpolpa la pelle tantissimo. Mi lascia appunto davvero idratata ed è il siero passepartout per me, cioè quando non so cosa voglio di base metto questo, quindi quasi ogni giorno. Infatti questo è il secondo che finisco, mi piace troppo, cioè elasticizza davvero la pelle, l'effetto è proprio istantaneo, cioè si vede, o meglio si sente subito l'effetto rimpolpato, rassodato, la pelle è più compatta, lo adoro. Il secondo step è la Bloom Orchid Face Cream, che è una crema viso anch'essa molto idratante, mi lascia parecchio luminosa, ma secondo me è adattissima per le pelli sensibili perché è delicata ma estremamente idratante. A parte che poi è un profumo che adoro. Mi ricorda tipo un succo di frutta, pesca, non lo so, buonissimo. E vi ho mostrato questi prodotti per ricordarvi, questo è il nostro appuntamento in cui vi ricordo che il mio codice BASICGAIA, che non è affiliato in alcun modo, è praticamente sempre attivo e vi dà il 25% di sconto. In altri periodi in cui magari ci sono già degli sconti attivi, spesso vi dà dei regali oppure vi dà uno sconto aggiuntivo, perciò nel dubbio voi usatelo, così almeno potete avere qualcosa in più. Sapete che io sono una bimba di Freshly, adoro i loro prodotti, quindi ve li mostro con grande piacere. E adesso invece passiamo alla base. Mi tiro indietro i capelli e iniziamo. Allora, questo non è un prodotto nuovissimo, quindi insomma per questo non l'ho nominato all'inizio, però in realtà oggi voglio anche andare a provare il Flawless Beauty Primer di Pixi, perché appunto non l'ho mai provato, ma credo ci sia da un po', e la cosa che mi ha incuriosita è che si chiami Flawless. Ho pensato, ma non è che vuole essere un po' un sosia del Hollywood Flawless Filter? Chi lo sa, ormai io vedo Hollywood Flawless Filter ovunque, quindi mi chiedo, sarà comparabile? Proviamolo. La cosa però che mi ha intrigata ancora di più è che dovrebbe essere un primer anche molto levigante, cioè dovrebbe comunque andare a piallare ma allo stesso tempo illuminare, che non è banale come effetto, quindi se riesce è una figata. Per cui proviamolo, non so quanto metterne, comunque è coloratino, si vede che è una perlescenza perché vedete che è già un po' luminoso. Io lo vado a mettere di base ovunque. No, ok, sembro l'omino di latta. È estremamente illuminante, è vero, ma non è, cioè nel senso, questa cosa di piallare non la vedo tanto, cioè mi vedo luminosa, ci sta, da solo non le indosserei, quindi non è un dupe di Charlotte, che ci sta, non, cioè io me lo sono inventato che doveva esserlo, non era scritto da nessuna parte, quindi niente, vabbè, un primer illuminante carino, andiamo avanti. Visto che, come vi dicevo, andrò a farvi vedere questi correttori di Mulac, che in realtà io conosco già perché ho collaborato con loro su Instagram, non è sponsorizzato questo video, è che mi sono piaciuti talmente tanto che volevo mostrarveli anche qui, perché secondo me ne vale la pena. Per questa ragione vado a mettere anche il Base Face Forever Hydrating Water Cream Foundation, sempre di Mulac, come base. Forse vorrei metterlo con la spugnetta però, per alleggerirlo un po', non voglio metterlo col pennello, quindi devo andare a bagnare una spugnetta.
Devo trovarla, una spugnetta. Quindi sì, la linea BFF si è ampliata e che cosa sarebbe la linea BFF di Mulak? È la linea migliore amica della tua pelle perché segue il concetto di skinification, nel quale essenzialmente si prendono in prestito dei principi attivi della skincare con le quali si arricchiscono i prodotti base. In questo modo non agiscono solo a livello makeup ma anche a livello skincare, per cui in questo caso sono prodotti altamente performanti dal punto di vista della tenuta, della durata, della coprenza, cioè comunque sono coprenza media, ma allo stesso tempo mantengono la pelle molto idratata, quindi sono molto adatti alle pelli più secche. Voilà, allora sono un po' chiara, ma non vi preoccupate perché poi ci aggiustiamo. Appunto, non ho voluto metterlo con il pennello, in questo modo la base risulta molto più leggera. Ma passiamo al correttore. Penso userò due tonalità, uso la 3Y Matilda per correggere leggermente perché ha una base più giallina che comunque mi va bene per correggere, ma ne metto poco poco. La cosa bella è che sono molto stratificabili, infatti questa cosa l'ho apprezzata perché hanno una media coprenza ma comunque si può costruire. E uso anche il nuovo pennello perché hanno fatto anche il BFF Concealer Brush, molto comodo effettivamente per andare a sfumare il correttore molto vicino all'occhio. Lo trovo stracomodo anche perché ha proprio la forma un po' del dito, cioè qua è tagliato in maniera obliqua, quindi è facilissimo. E vedete che con poca quantità di prodotto vado già a illuminare e correggere, però ne metto ancora un pochino. Questo è il 2R, invece è un po' più chiaro e dal sottotono un po' più rosato. Hanno un finish semi matte, per cui non è neanche necessaria tantissima cipria. Prima di mettere la cipria vado a provare Ecstasy Choco di Neve Cosmetics, che segue un po' il filone di Ecstasy, che era questo balm che cambia colore, peraltro cioè ce l'ho anche. Vabbè, a questo punto metto poi anche questo come blush. È trasparente ma reagisce con il pH della pelle. Quindi cominciamo con Ecstasy Choco, però, che è questa shade marroncina, però dovrebbe essere un balm, quindi dovrebbe essere molto chiaro e appunto si può usare su occhi, viso, labbra, eccetera. Non mi dispiace il colore perché è molto rosato, quindi comunque è una shade che sicuramente sul mio incarnato sta bene. Non so quanto possa star bene su tutti gli incarnati perché c'è solo questa tonalità. La cosa però molto positiva è che profuma tantissimo di cioccolato, vi giuro, mi viene da mangiarlo, è buonissimo. Comunque sfumo con un pennello e vediamo un po' che effetto fa, perché non riesco a capire. Forse, cioè, ci sta un po' più come blush che come bronzer, contour, cioè in realtà non lo so, non sta male, però che dite voi? È carino, però sì, cioè mi piace forse un po' più come blush. Come vi dicevo, metto Ecstasy Ecstasy normale come blush. A me il colore che esce fuori su di me piace tantissimo. Beh dai, carino l'effetto, è molto naturale, essendo appunto un balm questo Ecstasy Choco. Viene fuori parecchio trasparentino, per un effetto naturale ci sta, non mi dispiace. Ma adesso direi che è arrivato il momento di opacizzarci e vi voglio far vedere la nuova BFF H2O Weightless Loose Powder. Quindi che cos'è? Allora, le ciprie H2O in realtà non sono nuove, anche Pixi peraltro me ne ha inviata una, devo ancora provarla. Hanno un'altissima concentrazione di acqua, per quanto sia assurdo, in una polvere. E per questa ragione, quindi, quando la si mette sul viso sembra quasi bagnata, ma davvero l'effetto è stranissimo, perché sembra di mettere una cosa bagnata, una polvere bagnata, veramente strano. E è molto bella, tra l'altro pialla anche molto, però quello che ho notato, e infatti l'ho comunicato al brand e per questo poi abbiamo rivisto un po' come usarla, è leggermente scura perché il colore è 01 Universal e ci sta, però è coloratina e messa per esempio qua nel contorno occhi risulta su di me un po' scura. Invece sul resto del viso mi piace molto perché tra l'altro opacizza ma idrata tantissimo e quindi è una cipria che effettivamente io posso usare su tutto il viso. Invece qua in questa zona preferisco di gran lunga, ma proprio perché la amo tantissimo, la Press Powder, è stupenda, questa è la tonalità 01 Light. Quindi quello che vado a fare io è, prendo un pennellone gigante, prendo, dov'è il coperchio della cipria, ne prendo un pochino e la scarico.
mi riempio per bene il pennello e poi vado a tamponare tutto il viso. Cioè è stranissimo l'effetto, cioè proprio è... ne ho mangiata un po'. Al tatto e proprio a contatto con la pelle sul viso è bagnata, però vedete che opacizza? Non so quale stregoneria sia questa, però funziona e mi piace tantissimo perché non mi secca per niente. Tra l'altro proprio ha un finish così morbido, levigato, sembra di velluto la mia pelle. È davvero bella, mi è piaciuta molto, però appunto non nel contorno occhi, o meglio nel contorno occhi c'è, ci sta anche perché l'ho usata, però sappiate che scurisce leggermente se siete della mia tonalità. Però vi giuro, io che sono spaventata dal mettere la cipria su tutto il viso, con questa mi trovo strabene. Invece volendo andare proprio solo qua a fissare il correttore, che vi dico non ha tantissimo bisogno di essere fissato, perché vedete che se ne va anche poco nelle pieghe, considerato che a me di solito si sposta tanto perché ha già un suo autosettaggio. Però un pochino anche per minimizzare i pori qua io ci vado, quindi con il mio powder puff e la mia cipria compatta, voilà. Ultimo step, metto un po' di spray fissante, ovviamente è il Setter Seal di Mulac, il miglior spray fissante in assoluto, non ci sono storie. Ma passiamo agli occhi e quindi alle due palettine nuove di Huda Beauty, si chiamano Creamy Obsessions. Abbiamo la Neutral Brown Creamy Obsessions, che è quella che tende più al marrone, alle tonalità un po' più calde, non sono caldissime comunque, quindi apprezzabile assolutamente. Diciamo che l'altra ha rapito di più il mio cuore e si tratta della Grege Creamy Obsessions, quindi quella un po' più rosata, grigia, cioè... capite? Allora, adesso ve la faccio vedere un po' più da vicino. Vedete che su alcune cialde c'è scritto creamy. Ecco, queste cialde sono effettivamente una formula cream to powder. Tra l'altro cioè, c'è proprio scritto. Cioè non capisco se è inciso, ma sembra scritto, vi giuro, è stranissimo. Cioè io non so come faccia veramente. Solo lei riesce a scrivere sulle cialde. Comunque vabbè, vi giuro non è pressato, è proprio scritto. Ma che cavolo fa? C'è un'altra cialda su cui c'è scritto set. Ecco, questa a quanto pare è invece una texture proprio in polvere che serve a fissare il tutto. Non ho capito, cioè funge tipo da cipria, però non ho capito. Poi ci sono delle cialde invece metallizzate che si possono usare come top coat oppure da sole, e infine il variegato al cioccolato, che è questo vortice di colori che si vanno poi a miscelare insieme. Allora, sono veramente molto curiosa di provarla. Sono anche molto curiosa di swatchare un paio di creamy solo per capire effettivamente quanto si trasformino in powder. Quindi adesso vado a rovinare questa qua. E vedete che appena tocco la scritta se n'è andata. Appena l'ho toccato. Che strano. Sì, è proprio cremoso. Assolutamente cremoso. Ma steso si opacizza e diventa una polvere. Vabbè, cream to powder esistevano già. Però è un cream to powder molto particolare. Sono curiosa della pigmentazione e della sfumabilità di questi prodotti. Ho messo un primer, ho messo il Party Proof Eye Primer di Colourpop, e adesso quello che vorrei andare a fare è un look tutto opaco, perché comunque questa palette è molto opaca, anche se poi alla fine le texture sì sono opache ma satinatine perché sono un cream to powder, e quindi usare per bene queste texture opache e poi andare a mettere un pochino di questo glitter più posizionato. Quindi direi che vado a prendere il colore più chiaro con un pennello e vediamo cosa succede, perché secondo me forse le dita sono anche meglio con queste texture, però fare un intero look con le dita si può fare, però ma no dai, in realtà proviamo con le dita. Sì, con le dita proprio si scalda meglio il prodotto, quindi ne preleva proprio di più, però invece con più pazienza si può fare. Boh, ne metto un po' così e poi passo invece a questo rosa un po' più scuro. La cosa positiva è che non è possibile avere fallout con questi ombretti, perché essendo cream to powder non c'è fallout. Però c'è anche poca differenza tra le tonalità, cioè adesso queste due sembrano la stessa, cioè questa è solo leggermente più scura. Non so, strano. Andiamo anche dall'altro lato.
Comunque, cioè, su mare si sfumano anche, quindi non è problematico. A questo punto, non so se andare con il colore mediamente scuro o con lo scurissimo. Forse andare con lo scurissimo, perché il mediamente scuro, secondo me, rimane più chiaro. Non so, è come se si spegnessero un po' quando si va sull'occhio. Ne metto, beh, oddio, questo si vede, quindi non esageriamo. Facciamo così, ne mettiamo un po' qua, però poi per sfumarlo prendo questo leggermente più chiaro. Così facciamo un po' più un gradiente. Allora, diciamo che creare dei look molto eleganti sull'opaco è assolutamente fattibile. C'è però da dire una cosa, che ne sto già usando tantissimo, cioè questo rosa c'è già abbastanza al solco, perché in fondo cioè ne devi usare di più. Io credo che comunque questa specie di cipria sia necessaria, perché sì, è vero che diventano powder, però sono comunque un po' appiccicaticci, cioè un po' si spostano secondo me, quindi proprio lasciarli così senza fissarli, secondo me si spostano. Pure con un primer sotto non li vedo troppo stabili. Quindi proprio per questa ragione provo a prendere Set, che è questa polvere rosata, e la uso per fissare il tutto. Sì, adesso non è più appiccicoso. Allora, io apprezzo che comunque perlomeno, cioè, Huda faccia cose innovative, cerchi comunque di cambiare sempre, trovare nuove formule. Non è male, però richiede comunque un po' di lavoro e di accortezza questa palette. Che ci sta, perché non è che deve essere per forza tutto sempre immediato, semplice. Cioè, ci sta anche che si creino nuove formule, e per questo quindi bisogna un po' prenderci la mano. Però appunto è da tenere a mente questa cosa. Ora direi che voglio andare a mettere questi glitter, questa cialda più metallizzata, che comunque, cioè, è molto più secca di quelli cremosi. Cioè, questa è una cialda normalissima, però con un bel effetto bagnato, perché ha dei micro glitter. Pensavo fossero più grandi, invece sono proprio micro. Vediamo se riuscite a vederli, ecco. Quindi vado adesso, ultimamente quello che mi piace fare è fare look opachi e poi andare a illuminare così. Carino, molto carino, perché sono proprio, cioè, sono eterei questi glitter. Metto anche un po' di più qua. Non è, cioè, una roba mai vista, però è carino. Allora, se io dovessi dare un voto a questa palette, darei un 7,5. Però io so anche già una cosa, che questo look mi piace tantissimo e lo rifarò sicuramente. Quindi questa palette io mi ci vedo a usarla, perché comunque sono proprio le tonalità che mi piacciono, delle texture molto carine. Però possiamo dire, cioè, non è una roba sconvolgente. Voglio vedere se riesco a fare una specie di eyeliner comunque un po' sfumato con questa cialda qua, ovviamente con il pennello di Essence, perché dobbiamo bilanciare i due mondi. Ci sta, cioè si riesce a fare. Non è un nero, è un grigio scuro, che comunque è bello perché è un po' più tenue di un eyeliner normale. Completo con il mascara One Coat Wow, sempre di Huda. Concludiamo con le labbra. Come vi dicevo, questi qua sono il Maracuja Juicy Lip Plump di Tarte, ma la versione shimmer, perché io ho provato la versione normale e li amo, sono bellissimi, bellissimi, idratanti, leviganti, luminosi, glossy, lucidi proprio come, cioè, di una lucidità estrema, hanno colori stupendi, un profumo fantastico, cioè sono veramente belli, oltre a un packaging anche molto carino. Ma questa è la versione shimmer e sono andati stravirali, soprattutto in America, e quindi sono estremamente curiosa di provarli. Quello che mi sembrava potesse piacermi di più è questo rosa Barbie, cioè voglio proprio provare questo rosa Barbie. Si chiama Pink Shimmer Glass. Se no, un altro che mi ispirava era il Pearl, che è bianco, sempre appunto con i glitterini, però non lo so, quest'oggi
I'm feeling questo qua, e si preme, si fa uscire così un po' di prodotto e vediamo un po'. Oh wow, non me l'aspettavo così tanto glitterato. Ah, tra l'altro sono anche un po' rimpolpanti, infatti hanno questo mentolato, questo effetto mentolato che si sente, però non bruciano. Però posso dire che non so se mi piace, sono io strana. È che proprio a me cose con i glitter, cioè devono, se, a meno che non siano sugli occhi, allora lì posso andare con i glitter più grossi della storia, ma su viso e labbra a me non piacciono i glitter così tanto grandi. Qua c'è una concentrazione di glitter e di dimensioni anche consistenti che per me è un po' too much, non lo so. Perché non mi piace? Perché piace a tutti, a me non piace. Cioè, il colore in realtà è molto carino, mi piace, però è veramente glitterato. Non lo so, mi sanno un po'. Forse sarà problematica questa cosa che sto per dire, ma mi sa di un rossetto per anziani. Non lo so, cioè, forse sono solo io, però non lo so, mi ricordo un po' qualcosa che può mettere una signora di 75 anni. Proviamo con una matita. Provo a bordare un po'. Sapete forse cosa mi ricordano anche? I primi anni 2000. Secondo me è per questo che non mi piacciono, cioè ho vissuto un trauma con ciò che andava di moda una volta e adesso non riesco a godermelo come dovrei. E voilà! Allora, come vi dicevo, sulle labbra sono ancora interdetta, ma vi faccio vedere il tutto alla luce naturale, così mi fate sapere. Vabbè, innanzitutto il primer di Pixi, molto carino e luminoso, però non è che mi sembra che abbia piallato chissà quanto. Il correttore di Mulac, come vi ho detto, mi piace tantissimo, anche perché se no non avrei neanche accettato la collaborazione, quindi lo sto usando davvero spesso, ormai sarà un paio di settimane che lo uso quasi tutti i giorni. Estasi Choco, devo ancora capirlo. Sinceramente voglio provare poi un total look magari usato su occhi, labbra, che a me piace comunque l'effetto un po' monocromatico e può essere un valido utensile per realizzare quel tipo di look. E sulla palette vi posso dire, il look che ho realizzato mi piace tantissimo, mi rispecchia anche molto, lo trovo elegante, soft glam, stupendo. Diciamo che è realizzabile con altre palette, cioè molto simile si può realizzare peraltro con la Pretty Grange, però è una palettina molto carina, valida, con texture innovative, quindi cioè, io mi sento di promuoverla e di dire che comunque mi è piaciuta. Poi nella fattispecie non si possono neanche, vabbè, oddio, con questo colore si può creare anche qualcosa di abbastanza intenso messo come base, non lo so, devo rigiocarci ancora un po'. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con un emoji grigia. E noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out. Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. Ah, mi sono dimenticata. Eccolo, dov'è? Poi che cavolo c'è ancora? Si dice orchid o orchid? ne ho mangiata un po'. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out. No, ma mi dimentico l'emoji, perché?